Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono PixelPax e oggi siamo qui con un nuovissimo vlog di viaggio. Sono le 15.10, alle 15.30 parto per l'aeroporto perché prenderò un bellissimo aereo che mi porterà a Messina, in Sicilia. Cosa vado a fare a Messina? Vado a conoscere quelle fantastiche persone che ho conosciuto 2 anni fa online e che finalmente incontrerò. Detto questo, via con la sigla. Valigia, aspetta, uscio, aspetto. Ok, metti avanti. Ok, giorno dopo, sostanzialmente da quando siamo arrivati, e finalmente ci siamo quasi tutti, manca soltanto Aurora che ci raggiunge verso mezzogiorno. E ora è il momento di presentarveli. Vabbè, io sono PixelPax, mi conoscete, ciao a tutti, piacere. Poi ciao! Poi c'è Pe. Poi c'è il signor Cronus, lui è quello famoso. Cronus Official, quello famoso. Lui è quello famoso che suona il piano. Questo qua è il suo piano. No, però fatti riconoscere. E poi c'è Salvo. Aspetta, però da tutti. No, lui è X. Non mettere la tua intro, metti. Ok, siamo super di corsa e stiamo andando a vedere che nel Duomo ci sono le cose che si muovono. Gallo. Sono sotto il leone. Mettiti di fronte però, di fronte, di fronte. Di fronte. Qua. Qua c'è il gallo. Spero si senta, però abbiamo appena visto il Duomo di Messina che fa appunto sta roba nel campanile. A mezzogiorno fa tutta sta gran tiritera fino a mezzogiorno un quarto circa. Bello, bello, bello. Un po' rumoroso ma bello. Bene, come potete vedere qua c'è il Duomo di Messina e potete vedere che c'è un chiaro differenza tra questo colore e quello, perché tutta questa parete che potete vedere è la parte originale, invece la parte un po' più rosastra è la parte ristrutturata, perché durante il terremoto di Messina è crollato un po' di Duomo, quindi hanno rifatto tutto. E l'unica parte sana di quello che si può denotare da alcune macerie eccetera è questo. Il terremoto di Messina è stato nel 1908, 28 dicembre 1908. Bravissimo. Axel del futuro, se ho sbagliato taglia questa parte. 1908, confermato? Perfetto. Confermato, 1908. 28 dicembre 1908 alle 5 del mattino. Da quando è che me lo chiedevi di farsi una cosa del genere? Ok, raga, invece questa è la chiesa di Santa Annunziata dei Catalani. Il nome non c'entra nulla, ma è una chiesa che durante il terremoto che vi abbiamo raccontato prima è rimasta completamente intera. E anche qui vedere c'è il dislivello, cioè la strada normale, la strada di sotto. Adesso stiamo andando a incontrare Aurora. Ciao! Ciao! Lei è Aurora? Noi prima eravamo là sotto, dove ci stava la fontana. Eravamo esattamente lì a fare i video. Ok, ora siamo arrivati alla galleria Vittorio Emanuele, dove c'è un pianoforte, adesso ve la mostro da dentro. Ora sentiremo il famosissimo youtuber Cronus, che è lui, saluta. Ciao Cronus. A suonare il piano dentro la galleria. Guardi come suona il pianoforte. Non suona, non mi suona di tasto. Non lo sai suonare. Certo, guarda questo. Questo suona, questo no. Questo suona, questo no. Suona uno sì, uno no. Vabbè. Il mio piano di far assaggiare, sì, ma non così tanto primo piano. Il mio piano è quello di far assaggiare sia a Peppe che ad Axel la limone dal sale. Che è una schifo. Per Christian, ovvero il nostro cameraman, era merda. Ma per me è. Però abbiamo andato degli dei, ok? Okay? Tutti i mesi si prendono questa limonata. Okay. Ora, momento della verità.
vedremo quanto piacerà sia a Peppe che ad Alcleado. No, ti giuro, no, te lo giuro. È oscena, solo tu te la puoi bere. Che ti piace? Asprissimo, è così, ti mangi un limone e gli aggiungi un sacco. No, è veramente... Ma non sono, tu te lo bevi ora. Allora, siamo arrivati con la granita, finalmente. Nascondiamo il no perché non si deve... Non dobbiamo fare sponsor. Così quelle con la panna. Allestiamo per il signor Pixel che deve assaggiare per la prima volta la bellissima fragola e panna. Mostriamo, mostriamo. Vediamo come sarà questa granita. Wow. Ma questi sono i bicchieri. Ok, partiamo con l'assaggio. Ok, allora si stacca il tubo, giusto? Fatto. Anche intero se vuoi. Ok. E poi puccio. Vabbè, adesso hai messo solo panna. Hai messo solo la panna. È buono. Mi piace anche. Ecco un esemplare di Pixel che sta cercando di fare delle storie per Instagram. Ovvio, bisogna sempre mantenere attivi i propri social, esatto. Se si vuole essere. Anche quando si è a mare in questo, da far vedere, questo paradiso. È importante. Le storie di Instagram. Esatto. Ok ragazzi, siamo. C'è la cover subacqua, quindi sentirete quello che sentirete, però siamo in acqua. Ok. Allora, la prima portata è arrivata, patatine e brustello. Brustello. Che ho preso io. Che ha preso Pe. Le stiamo mangiando tutti. Esatto. Le nostre patatine. E stasera sono finalmente arrivati gli arancini e le mozzarelle in carrozza. Vai. Passiamo al video assaggio. Prima assaggio dell'arancino. È ustionante, giusto? Sì. Anzi, ma che male. Cazzo, così. Vai. Muzzicolo. Però sono... La mia bella caldo. Riso molto buono. E so, mi piace un sacchissimo l'impanatura fuori perché è super croccante. Iper niente unta. Molto molto buono.